continuiamo a fare tutti gli esercizi. Adesso un minuto. Vediamo questa funzione. Questo è uguale alla radice quadrata di 9 meno x alla seconda nell'intervallo meno 3, intervallo più limitato. Dire se questa funzione posso applicare il teorema di Rolle, cioè l'intervallo lì, e se sì, in quale punto la tesi è verificata. Vabbè, la funzione è una funzione irrazionale intera, il cui dominio, il dominio della funzione f è dato dalla condizione 9 meno x alla seconda maggiore o uguale a 0. Radicando deve essere non negativo, ok? Questo dovrebbe essere una disequazione elementare, noi insomma facciamola con tutti i passaggi, qui si scompone i fattori 3 meno x per 3 più x, questo termine positivo se x è minore di 3, questo è positivo se x è maggiore di meno 3. Vediamo con i piedi di piombo. 3 meno x maggiore o uguale a 0, se meno x è maggiore o uguale a meno 3, cioè se x è minore o uguale a 3. Poi ho 3 più x è maggiore o uguale a 0, se x è maggiore o uguale a 3. X meno 3, 3 meno x è positivo a sinistra di 3, in 3 si annulla, e 3 più x è positivo a destra di meno 3. Quindi ho meno, meno, 0, 0, quindi il dominio della funzione è proprio l'intervallo meno 3, 3. Quindi l'intervallo dato, la funzione è, esiste ed è continua. Tutto chiaro? Calcoliamo la derivata. Questo verifica la prima ipotesi del teorema di Rolle. La funzione deve essere continua all'intervallo chiuso e limitato. Vediamo se è anche derivabile. Y' è la derivata di radice di 9 meno x alla seconda. Qui utilizzo il fatto che posso pensare alla funzione come 9 meno x alla seconda alla 1 mezzo. Quindi ottengo 1 mezzo per 9 meno x alla seconda, cioè la base ha 1 mezzo meno 1 per la derivata di quello che c'è dentro la, sotto la radice. Quindi ho 1 mezzo per 9 meno x alla seconda alla 1 mezzo meno 1 fa meno 1 mezzo, diviene 1 fratto radice di 9 meno x alla seconda per derivata di 9 meno x alla seconda è meno 2x. 2 e 2 si semplificano, meno x fratto la radice di 9 meno x alla seconda. Ora qui il numeratore esiste qualunque sia x, il denominatore esiste se radicando è solo positivo, non posso prendere gli zeri qua. Ok? Quindi la derivata è definita non in meno 3,3 intervallo chiuso, ma in meno 3,3 aperto. Quindi il dominio di f' vale intervallo aperto meno 3,3. Se meno 3,3 non sono accettabili. Perché meno 3,3 annullano il denominatore. Cioè qui, fatemela riscrivere. Adesso y' vale meno x fratto la radice di 9 meno x alla seconda. Questa funzione esiste se il denominatore esiste e non è 0.
quindi 9 meno x al secondo deve essere strettamente positivo, non più l'uguale. Pensate che rifaccio tutto quanto. Questa esiste se meno 3 è minore di x è minore di 3. È come se facessi di nuovo questa tabella, però 3 e meno 3 non sono più valori accettabili, perché annullano il denominatore. Questo significa intervallo aperto, meno 3, 3. Quindi non ho l'uguale. Quindi la funzione è continua nell'intervallo chiuso, meno 3, 3. È derivabile al suo interno. Quindi le prime due ipotesi sono verificate. Andiamo a vedere quanto vale negli estremi. meno 3 alla seconda fa 0. F in 3, 9 meno 3 alla seconda di nuovo è 0. Quindi F di meno 3 è uguale a F di 3. Non poteva essere altrimenti, visto che la funzione è pari. Quindi Rolle è applicabile. Vediamo dove. Il teorema dice che esiste C all'interno di AB dove F' è nulla. Allora F' vale meno x fratto radice di 9 meno x alla seconda, dove vediamo che questo sia 0. Il nostro C è la soluzione di questa equazione. Ma all'interno dell'intervallo, nel nostro caso meno 3, 3, cioè qualunque sia x all'interno di meno 3, 3, la radice di 9 meno x alla seconda è positiva e diversa da 0. Quindi la mia frazione è nulla se è nullo il numeratore. Quindi 0. Il nostro c è 0. La derivata è nulla in 0. Il teorema di Rolle è verificato. E il punto dove lo si verifica è l'origine, cioè l'origine di cui riesce a salire. Fine dell'esercizio. Andiamo con l'esercizio. Questo l'abbiamo già fatto, non è che lo ripeto. Su tutto R. Ok? Lo derivo tutte le volte che voglio. Quindi applico l'arrange, secondo arrange, esiste un punto C all'interno di AB dove F' in C uguale F di B meno F di A su B, dove A e B sono 1 e 3. Calcoliamo le ordinate in 1 e in 3. F in 1 vale 4 più 3 più 1, 8. F in 3, 4 per 9 più 3 per 3 più 1, 36 più 9 più 1, 46. La derivata prima, F' in un punto che ancora non conosciamo, deve valere
46 meno 8 fratto 3 meno 1. Quindi 38, scusate. La derivata prima, il punto generico è la derivata di 4x alla seconda più 13 più 1 che vale 2 per 4 8x più 3. Quindi devo risolvere l'equazione 8x più 3, la derivata di un punto qualsiasi deve valere 19. Quindi 8x 19 meno 3 16. 8x è uguale a, anzi x è uguale a 16 ottavi. Che è il nostro 5. In 2 la derivata ha lo stesso valore della pendenza della retta che passa tra gli estremi dell'intervallo. Asintoti e dove crescente e decrescente sia massimi e minimi ed eventualmente flessi orizzontali. Prima cosa guardiamo il dominio. Il dominio della funzione è fissato dal fatto che x alla seconda meno 4 deve essere diverso da 0, quindi deve essere diverso da più o meno 2. Alternativamente metto x alla seconda meno 4 uguale a 0, trovo le soluzioni e poi le scarto. Quindi il dominio è punto R a cui tolgo 2 e meno 2. In 2 e meno 2 cosa succede? Il numeratore non dipende da x, il denominatore si annulla, la funzione diverge e quindi ho asintoti verticali. Il limite per x che tende a 2, quindi x alla seconda meno 4, è infinito, quindi x uguale a 2 è asintoto verticale. Idem, il limite per x che tende a meno 2, anche x uguale a meno 2 è asintoto verticale. Se poi voglio fare le cose più raffinate, distingo il limite destro e sinistro. Siccome la funzione è positiva se x è più grande di 2 e più piccolo di meno 2, il limite destro in 2 è più infinito, il limite sinistro è meno infinito. In meno 2 il limite destro è meno infinito, il limite sinistro è più infinito. Altri asintoti sì, perché se calcolo il limite per x che tende all'infinito, il numeratore è costante, il denominatore è infinitesimo, se x va infinito questo diverge, cioè se la funzione è infinitesima del denominatore diverge, il limite è 0. Quindi la retta x uguale a 0 è asintoto orizzontale. Gli asintoti obliqui non ce ne sono, che se divido la funzione per x
ho un rapporto dove il numeratore è di grado 0, il numeratore è di grado 3 e ritrovo m uguale a 0, quindi ritrovo la seduta orizzontale. Ok? Quindi se poi m limite per x che tende all'infinito, x fratto x, trovo di nuovo 3, in questo caso qua. Andiamo a fare la derivata. Qui posso pensare a questa funzione come un rapporto, una funzione del rapporto, quindi fare la derivata del rapporto, però in realtà è più complesso. Visto che il numeratore non dipende da x, posso pensare alla funzione come x meno 4 alla meno 1. Quindi f di x alla n, quindi ho l'esponente che è meno 1 per la base alla n meno 1, quindi meno 1 meno 1 per la derivata di quello che c'è tra parentesi. Quindi ottengo meno 1 per 1 alla seconda meno 4 al quadrato per x, cioè meno 2x fratto x alla seconda meno 4 al quadrato. O se no, devo usare la regola del rapporto, quella più complicata, che non è necessario. E per vedere se ci sono massimi o minimi, la parte da riscrivere, il primo è meno 2x fratto x alla seconda meno 4 x alla seconda, studio sulla derivata. La derivata ha lo stesso dominio della funzione, perché il denominatore si annulla negli stessi punti, quindi la funzione nel suo dominio è anche derivabile. Il denominatore è un quadrato, quindi assieme sono positivo. Chi cambia il segno è il numeratore, quindi il numeratore che è meno 2x è maggiore o uguale a 0 se x è minore o uguale a 0, basta dividere per meno 2, mentre il denominatore x alla seconda meno 4 alla seconda è maggiore di 0 qualunque sia x diverso da più o meno 2. Quindi tabella, io meno 2, 0, 2, il numeratore meno 2x è positivo, a sinistra di 0, di 0 si annulla, il denominatore che è secondo meno 4 al quadrato è positivo dappertutto e il meno 2 in 2 si annulla, più, più, meno, meno, qua non esiste, qui è 0, qui non esiste, in 0 c'è un massimo. La curva ordinata è meno un quarto. Se realizzare meno un quarto. Prego. E adesso scusa si verso là. Crescente, qui diverge, crescente, massimo, decrescente, diverge, decrescente. Quindi la funzione è, dipende, crescente. Crescente per x minore di meno 2 oppure x compreso tra meno 2 e 0, decrescente tra 0 e 2 e a destra di 2,
quindi x uguale a 0 ha un massimo relativo di ordinato 0 meno, coordinate 0 meno 1 quarto. E non ci sono più. Questa è una funzione analitica, algebrica, razionale, tratta il dominio è formato da tutti i numeri reali escluso il meno 6, che il denominatore sia nulla in meno 6. Andiamo a vedere cosa succede in meno 6. Il limite per x che tende a meno 6, x alla seconda fratto x più 6 vale, il numeratore tende a 36, il denominatore a 0, la funzione diverge. E quindi x uguale a meno 6 è asintoto verticale. Andiamo a vedere se ci sono asintoti orizzontali o obliqui. Qui numeratore di secondo grado e denominatore di primo grado, forse ci sono asintoti obliqui. Andiamo a cercare m. M, asintoti del tipo x uguale a mx più q, m vale il limite per x che tende a infinito di x su x nel nostro caso, questo è infinito di x alla seconda fratto x per x più 6, cioè x alla seconda più 6x, questo vale coefficiente del grado di x più alto sopra e sotto 1 diviso 1, no? Cerchiamo anche q. Limite per x che tende all'infinito di f di x meno m volte x, quindi x alla seconda fratto x più 6 meno x. Sommo le due espressioni, il maggiore comune è x più 6, e ottengo x alla seconda meno x alla seconda meno 6x. Quindi q vale meno 6. Vado.
sia meno 6x meno 6 meno x e 2x, che riporta il coefficiente meno 6. Quindi la retta x uguale a x meno 6 è asintoto obliquo. Non ci sono altri asintoti orizzontali o obliqui perché altrimenti li avremmo trovati. Quando cerco m, se trovo m uguale a 0, sto facendo un asintoto orizzontale. Ok? Tutto chiaro? Bene, andiamo a vedere se funziona a massimo e minimi facendo la derivata. Derivata qui, sì, devo fare la derivata del rapporto. Il denominatore è la seconda, x più 6 al quadrato, derivata del numeratore 2x per il denominatore x più 6 meno il numeratore x alla seconda per la derivata del denominatore che è 1. X più 6 alla seconda, quindi x alla seconda più 12x meno x alla seconda, fa x alla seconda più 12x. Raccolgo una x, direi che posso andare avanti. Vediamo che segno ha. Ora il numeratore x, x 12 maggiore o uguale a 0, se x maggiore o uguale a 0 oppure x maggiore o uguale a 2 12. Fattorizzo, anzi facciamo così. Mentre il denominatore x più 6 alla seconda è maggiore di 0 qualunque sia x diverso da meno 6. Tabella. Ho meno 12 e meno 6 e 0. Il numeratore ho x e x al 12 e poi ho x più 6 alla seconda. Questo è negativo, negativo, positivo, qui è nullo. Meno q più 0, quindi più meno più è nullo, qui meno 6, qui è, ho sbagliato, scusate, lei ci non va qua, andava su meno 6 e 0 qui non esiste. Quindi la funzione è crescente, decrescente, decrescente, massimo in meno 12, minimo in 0, in meno 6 abbiamo già visto che non esiste. Thank you.
x alla seconda più 1 fatto x alla seconda più 1. Questa è una funzione analitica algebrica razionale fratta. Il denominatore domina la funzione, è fissato dal fatto che la seconda più 1 deve essere diverso da 0. Ma l'espressione di secondo grado, il delta di questa vale meno b alla seconda che è 0, meno 4ac che è meno 4 è negativo. Questo è il qualunque sia l'istituto. L'espressione di seconda più 1 non si annulla per nessuna x, è la somma di due grandezze tutti. Quindi il dominio è tutto R. Quindi non ci sono asintoti verticali. Vediamo se ci sono asintoti orizzontali o obliqui. Calcoliamo M, quindi per x che tende all'infinito di f di x su x, cioè quindi per x che tende all'infinito di x alla seconda più x più 1 fratto x alla terza più x 0, grado 2, grado 3. Il denominatore diverge più rapidamente, quindi m è 0, quindi calcoliamo q, mentre per x che tende a infinito, questa volta solo di f di x, perché m è 0 per x va via. X alla seconda più x più 1, x alla seconda più 1, quindi y è uguale a 1, è asintoto in questo caso orizzontale, che è m è nullo. Andiamo a vedere altri asintoti che non ci sono. Sono già arrivata prima. Derivata del numeratore 2x più 1 per il denominatore, più 1 meno il numeratore derivata del denominatore 2x. Otteniamo terza più x alla seconda più 2x più 1 meno 2x e alla terza meno 2x alla seconda meno 2x. Quindi la terza meno 2x alla terza semplifica 2x meno 2x anche se si modifica. Rimane x alla seconda meno x alla seconda che fa meno x alla seconda più 1. Il denominatore è al solito sempre positivo, qualunque sia x se non si annulla mai. Il numeratore 1 meno x alla seconda è maggiore o uguale a 0, posso fattorizzarlo 1 meno x 1 più x, contengo 1 meno x è maggiore o uguale a 0 se x è minore o uguale a 1. 1 più x è maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a 1. Quindi tabella. Abbiamo meno 1, 1, allora il numeratore che è composto dai fattori 1 meno x e 1 più x, questo è positivo a sinistra di 1,
Il numero sia nel verso sportivo ad x di meno 1. Il denominatore, cioè se pongo più 1 è positivo dappertutto. Meno, più, meno, decrescente, crescente, decrescente, minimo. Se no, un minimo in meno 1, un massimo in 1. Crescente in senso minore di meno 1, cioè tra meno 1 e 1, e decrescente a sinistra di meno 1 e a destra di 1. Fattorizzando non è possibile, devo ricorrere a un'altra tecnica che è quella dell'Hôpital. Visto che il numeratore e il denominatore sono entrambe funzioni derivabili, calcolo la derivata e vedo se ottengo qualcosa di più semplice. La derivata del seno è coseno, la derivata di meno x è meno 1, la derivata del coseno è meno seno x, la di meno 1 è 0. Qui ho cosen x che in 0 vale 1, 1 meno 1 e sen x in 0 di nuovo 0 su 0. Derivo un'altra volta, ho di nuovo la forma determinata 0 diviso 0, quindi applico di qui per orbitare una volta, per orbitare un'altra volta, la derivata di cos x è meno sen x, la derivata di meno 1 è 0, e qui ho meno 0 diviso 1, 0. Questa volta converge, dopo 2 di orbitare, abbiamo convinta a convergere. Quindi il numeratore è un infinitesimo di ordine superiore al denominatore, fa 0 più rapidamente.
Ok? Direi che provo in parte.